Ciao a tutti ragazzi, io sono Elettro16 e oggi ragazzi ci troviamo su Minecraft perché oggi siamo con il nuovo aggiornamento della mod degli SCP che ho recensito, non quelle altre delle altre mod, no, quella di Bandit Demon che vedete anche qui da queste parti. Vabbè, io direi di iniziare questo video che è meglio. Allora, all'interno di questa mod ci sono dei nuovi blocchi, questi qui sono i nuovi blocchi presenti. Questi due, questo qui e questo qui, sono appartenenti a una dimensione che c'è, cioè no, è un bioma in realtà. Dopodiché abbiamo delle strutture, ben quattro strutture, infatti hanno aggiunto nel menu delle uova la possibilità di spawnare le strutture che ci sono nella mod. Allora, dato che possiamo spawnare solamente tre laboratori e una casa, direi di spawnare questa casa, la mettiamo qui. E si è già generato a velocità della luce. Vabbè. E si è anche andata sottoterra. Allora. Allora, questa qui dovrebbe essere la 040 JP House, cioè la cassa di 040, che è una casetta abbandonata con un pozzo. E basta. Questo. E basta. Dopodiché questo qua lo possiamo anche rimettere qua dentro e niente, continuiamo la review. Allora, sono stati aggiunti i label di tutti gli SCP, in realtà tutti no, non hanno aggiunto il label della telekill, cioè SCP-0148, non hanno aggiunto il label dell'SCP-963, che è un amuleto e l'ho messo assettato da questa parte, ecco qua. SCP-900, ecco qua, di lui non ha aggiunto il label e non ha aggiunto nemmeno il label dell'SCP-1765 che è uscito in questo nuovo aggiornamento. Però sono usciti anche nuovi tutti da... No, che ho fatto? Dai. No, ma perché ho rotto i label? Sono stupido io, un casino. E mo chi si ricorda che label era? Allora, io mi ricordo che c'era il 3199 qui e questo qua non saprò mai chi sarà. Vabbè, però possiamo notare dei nuovi volti, cioè nuove label, come possiamo vedere quelli degli Euclid sono 100.000, invece i safe sono pochi. Se infatti questo qui era, c'era già il 2295, pure 1762 c'era, vabbè, questi qua c'erano già, hanno aggiunto 191, yeah! Vabbè, andando avanti possiamo notare che hanno ritexturizzato l'SCP-148, io questi minerali strani, blocchi strani nel mio inventario. 148, l'hanno ritexturizzato. E un'altra curiosità riguardo 048 è che tutti, vi ricordate i zombie di 49? Ecco, sono stati messi in un uovo, che è questo, vedete qua spawneranno dei mostri che ovviamente hanno modificato pure l'animazione. Allora, possono spawnare con la telekill in mano. Ora, non la stanno mettendo, però possono anche droppare. Vedete? Cioè, la droppano. Infatti mo la spada di telekill ha una durabilità, tipo, avete presente spada in diamante? Ecco, in quel senso, io intendo in quel senso. Peccato che non ne abbiamo incontrato uno con la telekill in mano, però possono spawnare con la telekill in mano. Dopodiché abbiamo due nuove porte giganti che hanno un'animazione bellissima quando le apri. Guardate che bello, eh? Guardate questa. Sono molto lente, devo dire la verità, però meglio lente che niente. Dopodiché abbiamo anche nuovi oggetti, tipo hanno aggiunto la telecamera. Un oggetto molto interessante. Ah, un'altra cosa. SCP-001P. Hanno aggiunto il prototipo, l'SCP-001, che non fa niente da mattina a sera. Vabbè, dopodiché abbiamo anche tavolini, specchi e un'altra cosa riguardo questo nuovo oggetto che si chiama Change, quindi gabbia, e ovviamente anche le uova che sono state ritexturizzate con la faccia dell'SCP. Questa Change è una gabbia gigante in cui se mettiamo la statua si spawnerà all'interno. Ovviamente è la resa più grigiastra ed è buggatina all'interno della gabbia. Vabbè, questi sono solamente errori di programmazione, cose varie. Io non sono un esperto di programmazione. Voi che hanno aggiunto il label degli SCP. È bello, eh? Guarda il logo. Ah, ho
Ok, va bene. Poi hanno aggiunto le nuove sedie, che possiamo sederci, però possiamo fare solo così, dove possiamo guardare dietro. Hanno aggiunto anche la toilette, che non... lo so, capito, che e va bene, allora, qui abbiamo il water, ecco. Dopodiché hanno aggiunto anche delle nuove keycard, cioè a livello 4 e a livello 5. E qua che cosa c'è? Ma no, scusi, ma questo qua l'avevo già messo. Vabbè, dopodiché abbiamo anche nuove armature delle guardie della fondazione. Infine abbiamo il nuovo SCP, il 178, che è un nuovo SCP oggetto, cioè sono degli occhialetti 3D che... E queste entità, se noi indossiamo, ecco, vedete, le abbiamo viste solo per un istante. Però se noi indossiamo questi occhialetti 3D, ecco, vedete, possiamo vedere le entità. Cioè, noi possiamo vederle grazie a questi occhialetti 3D, che sono ovviamente degli SCP, che spariscono, e sono anche Euclid. Queste entità ovviamente saranno aggressive. Dopodiché abbiamo questa nuova machine, che è una sparatrice, cioè mi tratta per ora, se l'è presa con 173, quindi non la possiamo fare niente. Dopodiché abbiamo anche delle nuove armi, cioè il P90, vabbè, c'era già, però è più figo. Guardate, guardate che spari, che colpi, bellissima, P90, il 90, e questa qua, cioè abbiamo il C4K che spara 4 colpi, 100 colpi, e questo qui che spara 3 colpi. Sono abbastanza fighi, devo dire la verità, queste nuove armi, solamente che non hanno una texture. Vabbè, dopodiché, andando del personale, hanno aggiunto i nuovi membri del personale della fondazione, che sono tantissimi, sono così tanti che manco io li so contare. Allora, hanno aggiunto il Taus... Allora, scusate, per favore, questa qui la devo ammazzare. Muorici, ma... Lui è buono, però sta laggando. Tanto. Allora, dopodiché abbiamo il Nause. Ecco, lui non lo possiamo toccare, perché se ammazziamo il Nause... Ecco, mi crasha Minecraft. Ma sono tutte donne. E la madò, il Chaos Spy... Ma è... Tu puoi morirci pure malissimo. Sta laggando Minecraft. Ma che stanno a fare? Scambia. Niente commercio, non ste cose. Vabbè, Doctor. Ah no, è lui che crashava Minecraft. Maledetto. Az e at coso. Muorici male. Dottor, ecco, lui è quello lì che spawnava a 0.60. Vedete, se io ammazzo lui, ci dà sto amuleto, che è l'SCP, cioè 0.60. Ora aspettate un attimo che devo buttare di nuovo tutti gli oggetti, i membri della fondazione qui dentro. Dopodiché abbiamo anche i nuovi SCP che hanno avuto una texture e tante cose varie. Ma dopodiché passiamo avanti con l'ultima cosa, la nuova dimensione. È uscita la dimensione del SCP, il bioma in realtà, un bioma, che è 860. In questa dimensione potremmo trovare l'SCP, scusate un attimo che dato che si vede 64 non vedo l'uovo. Qual era? Datemi... Ah no, l'ho visto, eccolo qua. In questo bioma spawnerà questo tigrone, che è l'SCP 860-2. Ora datemi un attimo che sta crashando stramalissimo Minecraft. No, niente, giusto, mi sono scordato che se uccide il Chaos Invite succedono i peggio casini, quindi aspettate un attimo. Allora, ora, dato che abbiamo fatto una review molto veloce, direi di farvi vedere i nuovi. No, niente, concludiamo la mod così, io però voglio fare un test. Slash. Allora aspetta, slash kill chiocciolai. Ok, non ha crashato Minecraft, che bello. Quindi possiamo spawnare i nuovi SCP. Ora però datemi un attimo che li devo prendere. Allora, stavo dicendo che i nuovi SCP sono 101678, che è una guardia, un poliziotto cattivo, molto cattivo,
372, che è una che cos'è? Un cervo, un cervone, cervone reale, no, un cervo a 0,73, 76-2. Se la prende col poliziotto con coso a 111, ecco, questo è famoso, sono dragolumache, cioè se li attacchi sono a 0,50, no, questo è pericoloso, ragazzi, 0,58 è uno dei più pericolosi SCP al mondo. Poi abbiamo 191, anch'essa famosa. Oh, vabbè, 860-2. Ecco qui, e dopo abbiamo gli altri. Fatemeli prendere un attimo. Ok, andando avanti, abbiamo 040 JP. Questo qui, ragazzi, quando lo spawniamo, ci mette tanto a spawnare. Aspettate un attimo, però c'è. Aspettiamo un attimo. Ci mette molto. Ecco, vede? Ecco qua. Ci ha messo molto tempo, però è spawnato. Vabbè, dopodiché abbiamo, vabbè, 001 prototipo, che lui prende danno alla luce del sole. Non so perché nel fascicolo non dice mai una cosa del genere. Vabbè, 847, 035, la maschera, stiamo lontani. Ah, ok, questi sono cactus che se li attacchiamo esplodono. Ah, vabbè, Black Shark. 105, che è la signorina che fa le foto. Scappa, signorina! Pure cuore di tenebra, maledetto. Maledetti sti SCP. Vabbè, dopodiché andiamo avanti. Ah no, sta succedendo un Epic Royal tra 063 76 e il prototipo. Secondo me io scommetto che vince il prototipo. Ma 076 forse è immortale, non so chi dei due vincerà. Infine abbiamo 4 3 SCP. Abbiamo 1765, vabbè, che questo qua è molto famoso. Che ovviamente questo qua è un SCP immortale, non lo potete uccidere con niente, manco il comando slash kill. Oddio. Il prototipo ha vinto contro Abele, che sta prendendo danno. Allora, però un consiglio, per uccidere SCP 1765 dovrete utilizzare questo oggetto chiamato Remove 1765. Se io clicco su... Non è morto. Vabbè. Dopodiché abbiamo 74, vabbè, i raptor che fanno luce, e 953. Io ti odio a morte, perché questo qua è fortissimo, ragazzi miei. Cioè, peggio di Satana. Io direi anche di indossarci la maschera. Ecco, vedete? Ci abbiamo indossata la maschera. Qui nel nostro inventario abbiamo la maschera, ma non quella che conosciamo noi. Questa qua che è item 035 mask, che è diversa. Non è... Vabbè. E niente. Qua c'è di nuovo il gatto. Questo qua si teletrasporta o cosa? Dovrò capire su questo SCP-040-GP. Tra l'altro, il fascicolo esiste veramente. L'ho cercato su Google. E i raptor sono arrivati fino a qua. Cioè, cosa volete, signori? Volete che vi do 100.000 euro? Non ve li darò manco morto. Comunque, io direi che per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, se ancora non l'avesse fatto. Mi piace la mia maschera, eh? È un po' nervoso, però vabbè. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, se ancora non l'avesse fatto, e ditemi cosa potremmo fare con questa mod degli SCP. Cioè, che è successo? Si è messa a pregare? Ok, io prego con te. Alleluia! Senti, chiudiamo sto video che è meglio.